sono sono un avvocato catanese e ho 35 anni. Mi odiate tutti? Dobbiamo andare in Europa. L'Europa è fondamentale. Io, studiando relazioni internazionali, sono rimasta particolarmente colpita dal cosiddetto deficit democratico che caratterizza l'Europa. La gente non sente l'Europa vicino, ritiene che il Parlamento europeo, le istituzioni europee siano qualcosa di lontano, che non ci appartiene, che non ci interessa. Tuttavia, ormai tutto è deciso a livello europeo. Il patto di stabilità blocca le mani, vincola l'Italia alle spese, a seguire dei parametri. Il patto di stabilità limita anche i comuni. Non possiamo spendere, i comuni sono limitati nelle loro spese perché appunto l'Europa impone questi limiti. Andiamo in Europa, quindi il Movimento 5 Stelle va in Europa per modificare tutti questi punti, questi trattati che ci hanno strangolato, ci vincolano e ci impoveriscono sempre di più. I 7 punti li conosciamo più o meno tutti. Noi vogliamo ridiscutere il fiscal compact, vogliamo eliminare il pareggio di bilancio introdotto in Costituzione. Noi vogliamo proporre gli Eurobond, che sono dei titoli di Stato emessi a livello europeo, così che viene eliminato quello che è il famoso spread, sulla base della quale poi ci minacciano con misure di austerity, ci impongono misure di austerity per ridurre questo famoso spread. Con gli Eurobond non ci sarebbero più queste finte minacce imposteci dall'alto. Andiamo lì quindi a ridiscutere tutte queste cose che l'Italia attualmente non può sostenere, queste misure pesanti imposteci dal patto di stabilità, dal fiscal compact. Il fiscal compact addirittura prevede la riduzione del debito pubblico nei prossimi 20 anni e quindi l'Italia dovrà trovare risorse di 50 miliardi di euro l'anno circa per ritornare al parametro del 60% rapporto debito-PIL impostoci sempre dal patto di stabilità. Dobbiamo quindi essere presenti in modo cospicuo, dobbiamo essere numerosi per poter fare la rivoluzione dentro il Parlamento europeo e da lì cambiare anche le sorti dell'Italia, perché sappiamo che gli eurodeputati sinora non ci hanno rappresentato, sinora si sono contraddistinti per assenteismo, sinora hanno fatto i loro interessi, non sono mai state portate avanti battaglie per l'Italia. Quindi dobbiamo cercare di convincere quanta più gente possibile a partecipare a queste votazioni, a farle avvicinare, convincere chi si astiene in genere o anche quelli che finora hanno creduto ai partiti tradizionali, convincerli a votare il Movimento 5 Stelle perché siamo l'unica forza credibile, quello che promettiamo noi lo facciamo. Andiamo in Europa per stare attenti anche all'energia, all'ambiente. In Europa c'è la strategia 20-20-20 che questa legislatura scadrà. E già le lobby del fossile sono pronte a mettere mani contro la strategia appunto 20-20-20 che prevede l'aumento delle rinnovabili, la riduzione dei consumi di energia fossile. E lì già infatti la Commissione europea recentemente ha previsto, ha escluso i sussidi statali a favore delle energie rinnovabili, quindi facendo gli interessi sempre delle lobby del fossile. Dobbiamo convincere i cittadini a votare il Movimento 5 Stelle perché noi rappresentiamo gli interessi veri, reali dei cittadini italiani, dei cittadini siciliani che sono strozzati e soffocati dai trattati iniqui come il trattato UE Marocco che impone all'Europa di introdurre le arance del Marocco o i prodotti agricoli marocchini, mentre noi i nostri prodotti non riusciamo a farli, non riusciamo a esportarli, non riusciamo neanche a consumarli perché non conviene neanche più produrli, dobbiamo necessariamente importare prodotti meno buoni, meno genuini dei nostri perché non conviene più produrre in Italia e quindi le delocalizzazioni, gli espatri delle imprese.